thank <laughs> you Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Apriamo parlando dell'incontro avvenuto stamani all'Aquila Palazzo Silone tra l'ambasciatore americano John Phillips e gli studenti abruzzesi che hanno frequentato la Wayne University di Detroit. Vediamo. Grazie Presidente, sono molto lieto di essere venuto in Abruzzo a incontrarvi oggi. Being the ambassador from United States to Italy, it's uh, my opportunity to visit uh, what I hope will be all of the regions. Essendo eh, l'ambasciatore degli Stati Uniti, spero di avere l'opportunità di vedere e incontrare tutte le regioni dell'Italia. They're also diverse and also interesting. Eh, sono tutte diverse e tutte molto interessanti. Prima giornata abruzzese per John Phillips, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, accolto a Palazzo Sigliano all'Aquila dal presidente della regione Luciano D'Alfonso. Motivo principale della visita è l'incontro con gli studenti dell'Università dell'Aquila che, grazie al progetto Wine in Abruzzo, hanno svolto master e programmi di ricerca nella Wine State University di Detroit. Mentre sono stati 450 gli universitari americani che hanno studiato la lingua italiana nei campus estivi di Gagliano Aterno, in provincia dell'Aquila. E ora sono contento di incontrare le persone che considerano l'Abruzzo la loro casa e che vogliono sottopormi le questioni relative a eventuali incontri, investimenti, attrazioni degli Stati Uniti qui. E sono contento di essere qui e di eh, vedere come l'Italia si pone e, e mh, sono anche molto dispiaciuto per quello che è successo per il terremoto, per questa tragedia che c'è stata. Aggiunto ad Alfonso, Wayne Abruzzo ha una formidabile esperienza di formazione e internazionalizzazione che produce cittadini di un mondo nuovo. A seguire l'ambasciatore ha fatto visita al centro storico dell'Aquila, prossima tappa Pescara. Al nostro microfono l'esperienza di studio negli Stati Uniti dalla voce di una protagonista. Io sono stata negli Stati Uniti per fare parte della ricerca della mia tesi di laurea magistrale ed è su, su, sui trasporti e sulla, sulla città di Detroit quindi insomma è stata una bellissima esperienza anche perché eh, mi sono dovuta confrontare con una realtà totalmente diversa dalla, da quella nostra quindi, La, la differenza, differenza che maggiormente ti ha colpito? Eh, beh è tutto molto più grande, è tutto pensato molto in maniera megalomane tra virgolette come beh, magari si può vedere dai film e così eh, però gli italiani sono molto ben visti, quindi è una cosa, una cosa positiva l'abbiamo trovata. Scongiurare la realizzazione di un inceneritore in Abruzzo, gli ambientalisti lanciano l'allarme alla luce di quelle che sono le disposizioni del governo contenute nel decreto Sblocca Italia. Ancora una battaglia degli ambientalisti contro il decreto Sblocca Italia, questa volta a finire sotto la lente, è il caso degli inceneritori, che nel caso dell'Abruzzo richiederebbe la realizzazione dell'impianto per una produzione di 121.000 tonnellate, così come pubblicato tra i dati ufficiali. Il governo nazionale vuole imporre all'Abruzzo l'inceneritore, che attualmente non ha. Eh, lo fa attraverso il decreto Sblocca Italia, approvato nel 2014, è un decreto attuativo che è in corso di eh, varo da parte del governo nazionale. La Regione Abruzzo ci ha detto che eh, rivedrà il suo piano regionale dei rifiuti ed escluderà le, il ricorso all'incenerimento. Peccato però che il governo nazionale ha chiarito in un documento del Ministero dell'Ambiente che le regioni dovranno adeguare i propri piani. Al volere del governo nazionale. Quindi ci sarà un'imposizione, non ci si potrà eh, confrontare col governo, eh, decidere cose alternative. Bisognerà attuare, lo dice nero su bianco il governo in questo documento. Eh, bisognerà eh, solo attuare le scelte governative. Quali possono essere le conseguenze sull'ambiente della realizzazione di un inceneritore? Beh, le emissioni in atmosfera. Eh, L'Italia è stata chiusa praticamente per, per settimane per la questione delle polveri sottili. E il governo che fa, invece di ridurre le emissioni, ne, produce, ne fa produrre altre. È veramente una follia da parte di questo governo che deve essere eh, rigettata in pieno e subito dal, dalla Regione Abruzzo e da tutti gli enti territoriali. Una donna di 76 anni originaria di Campobasso è stata trovata morta nella sua abitazione in via Carlo Alberto dalla Chiesa Pescara. La morte dovrebbe risalire a una quindicina di giorni fa e in base ad una prima ricostruzione sarebbe dovuta a cause naturali. Il corpo trovato in cucina era già in stato di decomposizione. A lanciare l'allarme stamani sono stati vicini di casa preoccupati perché non vedevano da giorni la donna. A insospettirli anche il cattivo odore che arrivava dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco per l'apertura della porta, gli agenti della squadra volante e il medico legale. La donna viveva sola e non aveva parenti a Pescara. Incurante del divieto di avvicinamento nei confronti della ex aveva continuato a minacciarla e molestarla, tanto da finire ai domiciliari con l'accusa di Stalking, accusa che questa mattina al termine del processo davanti al giudice Flavio Conciatori è costata ad, una 59enne di campli, ad un 59enne di campli una condanna ad un anno e tre mesi e a 6.000 euro di multa. I fatti contestati all'uomo risalivano allo scorso anno. Quando, dopo continue minacce e molestie, la ex aveva deciso di denunciarlo. Grazie alla dotazione di tablet, che renderanno eh, possibile l'accesso diretto alla sala eh, operativa, saranno più efficienti del 40% le operazioni delle volanti della questura di Pescara. L'iniziativa arriva grazie al contributo dei privati, con la Pescara Calcio, che si è fatta promotrice del eh, progetto Mercurio. Secondo i dati della Questura di Pescara, il primo trimestre 2016 si apre con una diminuzione dei reati di lesioni dolose e violenze sessuali. A diminuire sono anche i crimini contro il patrimonio come scippi, furti in esercizi commerciali, furti di auto, ciclomotori. Diminuiscono anche le estorsioni, le truffe e le frodi informatiche, dati che riportano l'attenzione sull'efficacia della presenza sul territorio, sul monitoraggio costante da parte delle forze dell'ordine e oggi alla presenza del prefetto di Pescara, del il Questore del Presidente della Pescara Calcio arriva una notizia sull'implementazione dell'efficacia delle volanti che entro due mesi verranno dotate di nuovi strumenti per ottimizzare le operazioni delle unità mobili. Si tratta di tablet collegati con tutti i dati delle centrali operative. Il fatto di poter utilizzare una strumentazione all'avanguardia dell'ultima generazione, guardate che non ce l'hanno tutti in in Europa e anche in America. Io vado spesso al New York Police Department, quando gli dico le nostre tecnologie mi guardano sballardite, è l'assessore alla sicurezza del Comune di New York che è il capo del Dipartimento, dice ma voi siete così avanti, noi siamo veramente avanti come Polizia di Stato. Quali sono alcune delle funzioni rivoluzionarie? Ma il fatto di poter controllare, guardate... Eh, con la telecamera attiva, c'è cioè il controllo targhe, il controllo targhe ti permette di controllare 60 targhe al minuto, perché la targa viene presa, inviata al cervellone e, e, e ci risponde nell'immediata Un'iniziativa voluta dal presidente della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, che ha ricordato l'impegno promosso su tutto il territorio dalle forze dell'ordine, che meritano il sostegno dei privati, facendosi lui per primo promotore e realizzatore. Noi abbiamo un grande rapporto di collaborazione perché giornalmente lavoriamo in collaborazione con le forze dell'ordine per via della gestione della Pescara Calcio. Ci ha illustrato questo progetto, ci abbiamo messo veramente un attimo a dare il nostro assenso perché si tratta della sicurezza, della sicurezza di tutti, di noi tutti, dei nostri figli e quindi come dire no a un progetto del genere. Dopo la protesta di ieri mattina sotto la sede dell'ASL di Teramo e il successivo incontro in prefettura, i sindacati cercano di tutelare le 38 lavoratrici della PAP che si occupa del servizio mensa in ospedale. Per questo l'11 di aprile ci sarà un incontro con i vertici della ASL. Un secondo incontro in prefettura è previsto eh, l'11 aprile sulla situazione dei 38 oggi lavoratori alla preparazione dei passi della ASL di Teramo. Eh, sindacati eh, ieri preoccupati, eh, cosa è cambiato? Chiaramente il numero è cambiato e questo è comunque un aspetto positivo perché, come diceva lei, da 46 siamo già scesi a 38 ed è un aspetto relativamente confortante. L'incontro di ieri è servito soprattutto per incontrare la nuova proprietà della PAP, con la quale in settimana contiamo di, di rivederci perché si sta cercando di capire quali sforzi possa fare l'azienda e quali possa fare la ASL per arrivare poi a ricollocare tutti i lavoratori attualmente ancora, ancora fuori. Il prossimo incontro si terrà lunedì in provincia perché ieri era assente la ASL e certamente in un ragionamento del genere la ASL avrà un ruolo decisivo così come lo avrà anche la Regione con la quale ci siamo incontrati nella persona dell'assessore la scorsa settimana e quindi sia dalla Regione che dalla ASL attendiamo quelle ulteriori risposte che noi riteniamo siano indispensabili per trovare la soluzione definitiva. Da dove nasce la vicenda? Perché non è eh, dal cambio di proprietà della PAP? Sì, questa domanda mi fa molto piacere perché ci dà la possibilità di chiarire una volta per tutte che non stiamo parlando di 46 lavoratori interinali, perché in questa condizione queste persone si sono ritrovate dopo che nel 2014 la ASR fece la scelta di far passare in blocco queste persone su un'agenzia di lavoro interinale e oggi. Per questa scelta che noi consideriamo, col senno di poi, assolutamente proprio impropria, queste persone si trovano messe alla porta. Chiaramente questa cosa non è accettabile, lo stiamo dicendo in tutti i modi possibili e immaginabili e respingiamo con tutte le forze possibili l'idea che si vuole far passare e che queste persone vanno considerate la stregua di interinali qualsiasi, perché così non è. Si rinuncia alla prescrizione nel momento in cui il Tribunale annuncia che è scattata. A quel punto io ho il diritto di poter dire che eh, rinuncio e eh, quindi il processo va avanti. Purtroppo succederà il 7 ottobre. Fino a quel giorno posso solo affermare, eh, garantire e eh, impegnarmi. Lo afferma l'ex capo eh, Dipartimento della Protezione Civile Guido eh, Bertolaso in una intervista al sito fanpage.it in relazione al processo cosiddetto di rischi bis nei suoi confronti in corso al Tribunale dell'Aquila, dove è imputato per omicidio colposo plurimo e lesioni. Gli eventuali reati verranno prescritti il 6 ottobre 2016, a sette anni e sei mesi esatti dal sisma, assieme a molte altre inchieste. Ed è iniziata da circa un'ora la fiaccolata in memoria delle vittime del sisma. Alle 3.32 i rintocchi della campana in Piazza Duomo per commemorare chi non c'è più. Marco Cassini, attore e regista teramano, ha presentato questa mattina in anteprima nazionale la sua opera prima, La notte non fa più paura, che racconta il terremoto dell'Emilia. Alla vigilia del settimo anniversario del terremoto dell'Aquila, Marco Cassini, attore e regista teramano, presenta La notte non fa più paura, film sul terremoto dell'Emilia nato dall'esperienza tragica di un Abruzzese e un Emiliano. Il film è nato eh, per strada con uno dei miei migliori amici, che è un attore straordinario. E, e lui è nato in Emilia. E mi fa: Marco, ma com'è stato il terremoto dell'Aquila? E io gli ho, gli ho raccontato di, di quello che, che ho vissuto, di quello che hanno vissuto i miei più cari amici. E, e lui mi ha detto delle cose sin troppo simili da non mettere insieme, per ricordare qualcosa. Inoltre, ti dico la verità. Eh, avevano già realizzato troppe cose sul terremoto dell'Aquila e non volevo essere speculativo. Invece, tante cose del terremoto d'Emilia ancora non si sanno. Un terremoto che ha coinvolto lavoratori, imprenditori, anche studenti, gente comune, gente di famiglia, e, e questa è la risposta. E, il mio obiettivo era quello di, di riuscire a ricordare una cosa del genere che ci ha coinvolto tutti, ma coinvolge anche a Genova, per altre calamità naturali, o l'Irpinia, se ci vai a pensare, no? L'obiettivo era quello, cioè di ricordare e di capire come, come, come si può superare un dramma del genere dentro al cuore, una ferita così aperta. Ispirato a fatti realmente accaduti, La notte non fa più paura è il frutto di anni di lavoro e sacrifici di un giovane cast tecnico e artistico che nonostante le mille difficoltà non ha rinunciato a raccontare una storia di vita vera. Un film che ricorda un dramma, lo fa in maniera molto sobria, offre uno spunto positivo. Cioè, come superare la notte, che è, metaforicamente è il momento più buio della vita di una persona. La notte non fa più paura. Perché ci sono delle scene che ricordano tanto quello che, che è successo qui da noi e quello che è successo anche a Ferrara, a Mirabello, in tutti i posti dove abbiamo girato. Venite a vederlo e poi ne parleremo insieme in sala. E ora parliamo della vicenda del taglio dei pini a Pescara, c'è stato lo stop al taglio deliberato dalla soprintendenza e in riferimento a questo stop il comune di Pescara ha annunciato che ricorrerà al TAR che ha appunto imposto questo stop al taglio. La comunicazione è stata data dal primo cittadino Marco Alessandrini nel corso di una conferenza stampa nel pomeriggio. È una operazione di onestà intellettuale, ha detto eh, Alessandrini, contro le polemiche sterili perché eh, nostro interesse è tutelare l'incolumità delle persone eh, per aver eliminato delle eh, piante pericolose che eh, verranno sostituite. Eh, noi non siamo degli eh, insopportabili Attila, ma abbiamo fatto la fotografia del reale. Ci addolora abbattere degli alberi, ma doverosamente li sostituiremo in un'opera. Opera di riqualificazione ambientale che prevede anche delle piste ciclabili. E vediamo cosa era successo questa mattina con un presidio, una protesta da parte degli ambientalisti. Nessuno tocchi i pini di Viale Regina Margherita, gli ambientalisti scendono in strada a Pescara per manifestare tutto il loro dissenso verso l'amministrazione comunale, che ha reso noto di voler tagliare alberi quasi secolari per lavori di restyling urbano, annunciando anche la volontà di sostituire con nuovi arbusti quelli sacrificati. Pescara eh, è una città che ha uno standard di verde molto al di sotto degli standard europei, siamo eh, a fronte del 9%, del, del 9 per abitante eh, nelle città europee e noi siamo al di sotto del 2%. Ci pare incredibile che si possa fare un'azione di questo tipo, tra l'altro eh, non consultando eh, cittadini e associazioni competenti. A spiegare le ragioni delle contestazioni degli ambientalisti ci sono anche esperti che ricordano la funzione fondamentale che gli alberi hanno nell'ecosistema, primo fra tutti quello sull'inquinamento. Tagliarli è veramente l'ultima spiaggia. Poi, comunque, una pianta di 70 anni non è assolutamente paragonabile a una pianta giovane: cioè la, la, la funzione che fa, è, cioè per esempio, l'assorbimento delle carbonica carboniche è tutta nel fusto. Una pianta giovane non c'è la, la fotosintesi, lo fa la chioma. Poi, una pianta mh, vecchia è una pianta che dà tante nicchie ecologiche: ospita insetti, ospita uccellini, ospita insomma tutta una fauna che nelle piante giovani non si trova. Nel corso della mattinata poi a scendere in campo anche forze politiche di Carlo Masci l'iniziativa di chiedere l'intervento della sovrintendenza che prontamente ha operato un sopralluogo dimostrando di non essere a conoscenza della situazione. Ma io penso che la sovrintendenza bloccherà questi lavori, li sospenderà con un provvedimento ad hoc perché doveva essere interpellata, perché questa via è un patrimonio culturale e ambientale della nostra città e non si può pensare di abbattere 19 alberi, 19 pini che costituiscono veramente l'essenza di Pescara. E come detto, lo stop della soprintendenza è effettivamente arrivato. Annunciate dal sindaco di Roseto, Ennio Pavone novità per il Borsacchio, fra cui il piano ambientale naturalistico e la nuova associazione che gestirà la riserva. Sindaco Pavone, parliamo della riserva del Borsacchio. Ci sono novità eh, sul PAN, ma non solo. Sì, la riserva del Borsacchio che in questa città, ha tenuto banco per tanti anni questo argomento, ecco, finalmente noi siamo riusciti anche a con concretizzare alcuni atti amministrativi che erano bloccati eh, sicuramente per, eh, non per cattiva volontà, ma perché c'erano degli incarichi dati precedentemente per eh, la mh, compilazione del piano di assetto naturalistico alla famiglia Nigro e noi abbiamo dovuto prima chiudere i rapporti con eh, il professor Nigro e i suoi eredi con un atto di transazione che abbiamo concluso nel mese di dicembre e quindi adesso eh, siamo arrivati ad affidare la uh, revisione del PAN prendendo tutto quello che di buono c'era in quello precedente e togliendo quello che invece secondo noi non andava bene e abbiamo affidato all'architetto Fabrizio De Gregori l'incarico di redigere il piano di assetto naturalistico. Abbiamo anche affidato uh, la gestione della... Uh, All'associazione Ambiente e Vita e anche poi eh, all'avvocato eh, all Benigno Dorazio. Il piano di attuazione, questo pseudocommissariamento che la regione ha fatto qualche mese fa, ma che in realtà non poteva, in, nei termini in cui l'ha fatto, e che è servito solo, eh, solamente a dare adito sulla stampa a rimarcare le problematiche inerenti alla riserva del borsacchio, le attività le stiamo facendo e stiamo andando, andando in avanti in base a quelli che erano i nostri problemi. Finalmente una riserva che diviene fruibile, diviene visitabile e che eh, finalmente sarà eh, a tutti gli effetti un'altra arma in più per l'offerta turistica di questa città. Un vanto di questa amministrazione che può continuare a portare avanti un lavoro svolto e che ci auguriamo quindi possa durare per tanto tempo. Organizzato da Confcommercio e da FIDA si è svolto questa mattina a Teramo un incontro per discutere della direttiva Bolkenstein che mette a gara di Evidenza Pubblica europea le concessioni balneari. Gianmarco Giovannelli, una norma ancora in itinere, un argomento di grande attualità oggi più che mai si parla della direttiva Bolche, cosa ci si aspetta parlandone? L'intento intanto è parlarne e coinvolgere gli addetti ai lavori eh, istituzionali quindi parliamo di sindaci, di, eh, in questo caso oggi affrontiamo con la FIVA, con commercio la tutela degli interessi degli operatori su aree pubbliche come anche a volte e eh, spesso si affronta il tema delle aree demaniali coinvolte entrambi in questa normativa che in realtà deve essere ancora chiarita su alcuni e molti aspetti. Coinvolge gli interessi diciamo, di tantissime attività che assolutamente non possono continuare a vivere su un'ipotesi di risoluzione senza elementi certi. È bene che gli enti si rendano conto delle condizioni anche di preoccupazione e di eh, poca programmazione che queste attività possono eh, sviluppare in visione di una norma che potrebbe stravolgere o quantomeno che potrebbe comunque coinvolgere i propri eh, reinvestimenti a partire, ad esempio, se parliamo di demanio, dalla partecipazione all'asta per riacquisire le proprie concessioni, in questo caso anche da eh, rimodulare con questa norma anche quelli che erano eh, tra virgolette delle consuetudini eh, a Acquisite da una licenza comunque che era stata comprata. Partendo dal fatto che oggi molti operatori vivono un'ansia, una preoccupazione che già in un momento come questo eh, crea non pochi problemi alle proprie eh, ambizioni lavorative e soprattutto a eventuali eh, progetti futuri. È iniziato ieri e si protrarrà fino al 7 aprile il convegno internazionale della sezione italiana dell'Istituto Libero Americano di Diritto Costituzionale. Incontri itineranti nelle sedi delle università abruzzesi. Per la prima volta in Abruzzo, 130 studiosi di 40 università di 8 stati si incontrano in occasione del convegno Costituzione Economica e Democrazia Pluralista. Un convegno internazionale della sezione italiana dell'Istituto Iberoamericano di Diritto Costituzionale, dedicato a uno dei temi più attuali del processo di trasformazione costituzionale in atto, quello del bilanciamento tra gli imperativi della Costituzione economica e i valori della democrazia pluralista. L'Istituto Iberoamericano di de Derecho Costituzionale, che è la maggiore. Espressione del diritto e della, della giurisprudenza latinoamericana, a una sezione italiana di cui faccio parte io, il professore Mezzetti, il professore Romano Roux, di cui fanno parte praticamente i professori delle università abruzzesi alcuni. E in questo senso abbiamo lanciato, questo è il secondo elemento di cui si tiene conto. Un sistema universitario abruzzese, superando le burocrazie e le politiche, noi lo facciamo sul piano scientifico. Sostanzialmente le tre università ora stanno lavorando insieme per fare in Abruzzo un convegno che farebbe tremare i polsi a università del calibro della Bocconi o della Sapienza di Roma. Il terzo elemento è il contenuto. Il convegno ha come tema la Costituzione economica, cioè l'elemento di equilibrio più delicato che deciderà in questo momento. E in futuro eh, il futuro stesso degli Stati, il futuro stesso della democrazia. E noi abbiamo provato a declinare in tutti i modi possibili: eh, dalla finanza pubblica alla moneta, all'euro, l'uscita o no dall'euro, l'Europa, il multilivello, il mercato, la liberalizzazione e poi la globalizzazione, poi TTIP, i BRICS e poi l'Unione Europea, diciamo la corruzione che è un elemento notevole. Il convegno si concluderà con una tavola rotonda dal titolo Sovranità economica tra istituzioni di garanzia e istituzioni rappresentative alla quale parteciperanno, insieme a studiosi di varie nazionalità, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini e il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, il 7 aprile presso l'auditorium del Rettorato di Chieti. Esprime soddisfazione il sindaco di Loreto Starinieri che ieri assieme ai comuni di Manopello e Giulianova ha incassato il sì al finanziamento per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri. Finanziamento importante per il comune di Loreto Aprutino che si è visto destinare ieri 700.000 euro per la costituzione di una nuova caserma dei Carabinieri. Un'opera per cui stavano già lavorando da tanto e che ha visto l'incontro ieri in regione con Luciano D'Alfonso e con i sindaci dei comuni interessati, tra cui appunto Gabriele Starinieri di Loreto. Da più di un anno abbiamo affrontato il problema della costruzione della caserma. A dire il vero è la prima volta che si costruisce una caserma dei carabinieri a Loreto, in precedenza erano sempre eh, strutture riadattate ad ospitare i carabinieri. Quindi ecco, colgo l'occasione per ringraziare il governatore D'Alfonso che... Eh ha ravvisato la necessità per la sicurezza dei territori ma anche per le esigenze degli operatori della sicurezza di essere accolti in strutture idonee. Quindi noi di Loreto, l'amministrazione, io in prima persona da più di un anno... Alacramente abbiamo lavorato e il traguardo di ieri, avere un finanziamento adeguato, noi abbiamo a disposizione un terreno, quindi basterà, sarà frutto di accordi con il Comando Generale dei Carabinieri per diciamo, fare il progetto. Comunque la cosa è certa: entro un anno e mezzo a Loreto sarà inaugurata la Caserma dei Carabinieri. Ed ora apriamo la pagina dello sport, è arrivata la stangata, attesa per il. Centrocampista del Pescara Ahmad Ben Ali, che ha subito quattro giornate di squalifica. Questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo per il burrascoso dopo partita contro il Como di sabato scorso: quattro giornate per Ben Ali e tre giornate per Barella, ovvero il calciatore del Como che era entrato dopo il primo faccia a faccia. Tra Bessa, l'autore del fallo su Ben Ali, e il giocatore libico del Pescara. Poi una giornata di squalifica anche per Torreira e Zuparic, due giocatori che erano diffidati e che sono stati ammoniti. Una giornata di squalifica anche per Vastora della Virtus Lanciano e per Troiano della Virtus. Virtus Entella. Intanto il Pescara continua a lavorare e preparare la gara di venerdì ad Avellino. Oggi ha parlato il tecnico Oddo che ha affrontato anche questi argomenti, ovvero quello che è accaduto a Benalì nel dopopartita. Ma ha parlato anche dell'assenza lunga, almeno un mese, di Campagnaro e dei problemi avuti oggi da Mandragora e da Bruno, insomma continua ad essere piena emergenza in Casa Pescara. Siamo un po' in emergenza perché poi oltre alle essenze per squalifiche e infortuni, stamattina si sono fermati un paio di giocatori che non stanno al 100%, quindi fortunatamente è ancora martedì, quindi vediamo nei prossimi giorni, però un po' di emergenza sicuramente c'è. Mandragora e Bruno? Sì bisogna essere forti soprattutto nella testa. Sì, è determinante, è fondamentale, perché in questi momenti dove ovviamente a fine campionato le energie fisiche vengono meno, le energie mentali vengono meno, devi avere molta più lucidità, molta più calma, devi avere sangue freddo in determinati momenti. Ecco, noi Nell'ultima partita c'è stata qualche provocazione finale e noi abbiamo abboccato e queste sono cose che non devono capitare perché dobbiamo renderci conto che poi ci sono altre partite davanti e quindi non bisogna perdere la testa. Quello che è successo nel secondo tempo di domenica secondo me è legato un pochino al fatto che è uscito Campagnaro perché nel momento in cui è uscito lui si è perso un po' di appiglio verso di lui e questa è una cosa che non deve succedere. Quindi dal momento in cui adesso sappiamo che lui non c'è, bisogna dimostrare che eh, si può fare bene anche senza Campagnaro, si deve fare bene anche senza Campagnaro, come si è fatto anche in tante partite dove non c'era Campagnaro, vedi, vedi Perugia in casa, Ricordo, sì, Cagliari dove abbiamo fatto ottime partite, al allora di là del risultato però abbiamo fatto partite di personalità. Noi abbiamo un mini torneo di, di queste partite che rimangono e dobbiamo fare il più punti possibili. poi vedremo dove arriveremo. In queste partite sono tanti sconti diretti e dobbiamo sfruttare bene, certamente, il fattore casalingo, ma dato le nostre caratteristiche, andare a giocarci le partite anche fuori cercando di fare il più punti, punti possibile, poi, poi si vedrà. Ed ora la Virtus Lanciano. Allenamento al mattino, al memmo per la squadra rossonera. È tornato a disposizione l'attaccante Guido Marilungo. Continuano ad allenarsi a pieno regime, sono pienamente ristabiliti. Il difensore Salviato e l'attaccante Di Francesco. Riposo precauzionale per Amenta e Aquilanti, invece ancora fermo Boldor per un infortunio al ginocchio di cui lo staff sanitario. Deve verificare appieno eh, l'entità e oggi ha parlato proprio il tecnico rossonero Maragliulo. In quella che è la settimana che porta al confronto tra le Virtus, Virtus Lanciano, Virtus Entella, ascoltiamolo. Ho preferito e preferisco anche adesso, in questo momento, eh, semplicemente esaltare più la prova della, della mia squadra eh, che dire che possiamo aver perso per una cosa o per l'altra. La stessa cosa, tra l'altro. Eh, se, se vi ricordate bene l'ho fatto anche per altre situazioni extra campo eh, perché sono convinto veramente di questa cosa io sono convinto che in questo momento del campionato noi abbiamo l'obbligo e il dovere eh, di pensare solo ed esclusivamente a quello che dobbiamo fare sul campo questi sono ragazzi che eh, in campo in allenamento danno, danno veramente l'anima eh, e sotto quell'aspetto io sono, sono sempre tranquillo e perciò immaginavo che Perugia potesse essere, potesse essere solamente eh, una giornata storta e questo sinceramente l'ho verificato a Crotone dove la prestazione secondo me contro una squadra fortissima che in casa ha lasciato veramente le briciole a tutti quanti, e ha concesso pochissimo, ha fatto una partita più che dignitosa. Eh, anzi, rispetto a qualche altra volta, gli episodi non ci sono girati a favore perché se alla fine del primo tempo avessimo avuto la fortuna o la bravura di andare in vantaggio, eh, magari la partita poteva cambiare, questo non lo sappiamo, però la squadra si stava comportando veramente bene. E ora alla Lega Pro sono stati resi noti gli accoppiamenti arbitrali per le gare del prossimo turno del girone B. La partita tra Siena e Teramo sarà diretta da Miele di Torino, mentre Prato L'Aquila sarà affidata a Viotti di Tivoli. Circa i provvedimenti del giudice sportivo una giornata è stata inflitta al difensore dell'Aquila Giordano Maccarro. Ora però parliamo di Teramo e lo facciamo attraverso le parole del difensore Marco Perrotta. È stato un episodio brutto perché comunque ancora stavamo esultando e riprendere il gol così è stata davvero una beffa perché fino a quel momento avevamo preso un tiro in porta e quindi io personalmente sono molto deluso perché comunque avevamo preso pochissimi gol e prendere un così mi fa veramente arrabbiare. I miei compagni mi aiutano, comunque mi danno una grossa mano anche a non sbagliare. Quindi mi sto trovando bene a mio agio, non, è, non sto avendo nessun tipo di problema. Credo di essere maturato tanto anche con, con l'aiuto del mister quest'anno. Perché diciamo abbiamo cambiato un po' modulo dall'anno scorso. Siamo più un 4-4-2, e quindi mi sto trovando molto bene. Comunque se andiamo a vedere partite inizio anno e eh, andiamo a vedere partite di ora, credo che ognuno di noi sappia fare meglio il proprio ruolo. Quindi. Dobbiamo ringraziare solo lo staff per questo, perché comunque ci aiuta a crescere per, magari per un futuro diciamo, migliore per tutta la squadra. Il mister è molto comunque, fissato sulle palline attive, infatti cambiamo sempre, ne cambiamo tantissime. Abbiamo circa 30-40, non lo so. A, dif... cioè, a parte dipende delle... se loro come si mettono a zona uomo, cambiamo di schema e schema. Fino a giugno penso a giocare nel Teramo perché ci sono ancora altre partite da giocare e noi dobbiamo comunque raggiungere l'ottavo posto per arrivare in Team Cup l'anno prossimo, per noi è un obiettivo importante perché quest'anno abbiamo fatto credo una bellissima figura in Team Cup e quindi diciamo, vogliamo ripeterci l'anno prossimo, poi andrò in vacanza con calma e poi si vedrà nel futuro, ancora non parlo con nessuno, non parlo con la società, ma io mi sento bene a Teramo e quindi voglio finire la stagione qui e poi si vedrà. Finisce qui la terza edizione del TG6, la prossima, ovvero la prima di domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione, buonanotte.